Plus News edizione di Venezia, buonasera. È stato presentato questa mattina a Cafarsetti il calendario 2025 relativo alla disciplina del contributo d'accesso. Si tratterà complessivamente di 54 giornate. Si inizierà con un blocco unico dal 18 aprile al 4 maggio per poi proseguire a maggio, giugno e luglio. In totale ci sono 54 giornate rispetto alle 29 del 2024. Il contributo sarà dovuto dalle ore 8:30 alle ore 16. Rispetto alla sperimentazione del 2024, il contributo di accesso sarà di 5 euro per chi prenota entro il quart'ultimo giorno dal suo arrivo, mentre sarà di 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente la visita. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E la Giunta Comunale di Venezia ha adottato questa mattina il regolamento per lo svolgimento di attività di locazione esclusivamente per finalità turistiche per un periodo superiore a 120 giorni, anche non consecutivi ad anno solare. Il regolamento presentato oggi prevede che l'esercizio superiore a 120 giorni di affittanza turistica sia riservato solo alle attività che si iscriveranno all'apposito registro depositando una SCIA, che significa segnalazione certificata di inizio attività, entro 120 giorni dalla data di approvazione della delibera della variante urbanistica in consiglio comunale. Al termine dei 120 giorni non sarà più possibile iscriversi al registro fino al 31 dicembre 2026, termine di efficacia del provvedimento in quanto avente carattere sperimentale fino a quella data. Parliamo di sanità. La protezione dell'influenza stagionale dal Covid-19 viene messa a disposizione gratuitamente e ad accesso libero in 4 open day vaccinali a Venezia, a Mestre, a Chioggia e a Dolo. Mentre la campagna anti-influenzale è avviata con il lavoro coordinato dell'azienda sanitaria ULS 3 Serenissima, dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie, gli operatori dell'ULS 3 Serenissima portano nei prossimi giorni il vaccino in 4 luoghi cruciali, proponendolo in modo libero alla popolazione. Sabato 26 nella mattinata gli open day organizzati dall'ULS 3 a Mestre a Chioggia si replica sabato 11 novembre. Sempre nella mattinata a Venezia e a Dolo. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, Coldiretti Venezia organizza un evento al mercato agricolo coperto di Mestre in via Palamidese 3-5, previsto per sabato mattina 26 ottobre dalle ore 10 alle ore 12. Come spiega Tiziana Favaretto, presidente di Coldiretti Venezia, l'iniziativa Un chilogrammo di salute prevede che vengano omaggiate a tutte le donne clienti del mercato agricolo delle borse contenenti un chilo di frutta e verdura di stagione, fino a esaurimento scorte. L'evento prevede inoltre che durante la mattinata sia presente al mercato la nutrizionista Marina Etonti per tutte coloro che vorranno chiedere consigli su ricette naturali o abbinamenti più salutistici, valorizzando i prodotti agricoli locali all'insegna del mangiare sano. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.